come ex combattenti delle IFG e degli IFG ci tenevamo a appunto chiedere di essere qui anche oggi. C'è stato ieri l'anniversario, il terzo anniversario del martirio di Lorenzo, ieri quindi qua c'è stato il ricordo per permettere che anche chi magari in un giorno lavorativo non potesse esserci, pensavamo fosse giusto dare un'opportunità ancora in più. E ringraziamo tutti voi per aver raccolto questo invito, ringraziamo molto padre Bernardo di nuovo per averci accolto in questo luogo e la famiglia per essere sempre presente, per le sue parole, per le sue riflessioni. E ci teniamo a ringraziare anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che con alcuni suoi giovani oggi è qua ed è una presenza davvero importante per noi volontari delle IEPG o delle IEPG, perché davvero il legame con la resistenza italiana e direi con la resistenza che in altri paesi si oppongono all'oppressore, alla sofferenza, cercando di aprire degli spazi per qualcosa di diverso, per la felicità se possibile, è un legame, una connessione che nel corso del tempo dobbiamo tenere viva nella pratica, come ha fatto Lorenzo, cercando di raccogliere il suo esempio ogni giorno. E mentre salivo qua per arrivare alle Porte Sante mi è venuto in mente quell'espressione sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, e penso che per i familiari sia più facile in un certo senso rimanere sempre connessi con Lorenzo in questo livello che ovviamente per loro è davvero corporeo di sangue. Ci sono persone qui che hanno combattuto con Lorenzo ad Afrin, che sono stati con lui ad Afrin, altri che lo hanno accompagnato in altri luoghi della Siria durante il viaggio in Iraq. Per loro sicuramente è particolare essere qui ogni volta, più ancora che per altri che hanno fatto parte della stessa rivoluzione ma hanno speso con Lorenzo meno tempo, addirittura alcuni credo non l'abbiano neanche incrociato in quelle terre. E tuttavia per tutti noi, a prescindere dal fatto di quanto abbiamo conosciuto Lorenzo, quanto fossimo legati a lui nella vita vissuta, credo che momenti come questo debbano continuare, come diceva Alessandro, tutti gli anni, anche in futuro, non perché sia soltanto e forse neanche principalmente momenti come questo che noi possiamo apprendere dall'esempio di Lorenzo e avere lui presente a noi, ma perché sono un po' il bandolo della matassa di una dispersione delle nostre vite, di un ricordo di Lorenzo che naturalmente si intreccia con tutti gli altri problemi che abbiamo, tutti gli altri ricordi che abbiamo, eccetera, che però appunto ci permette ogni anno di fare il punto su, per esempio, 3 anni che sembrano 3 secoli, davvero, non, almeno a me non sembra, siamo passati soltanto 3 anni, come del resto credo a molti di coloro che sono stati in Siria, in quei territori, 3 mesi in quei luoghi non sembravano sicuramente 3 mesi, però davvero credo che dobbiamo cercare di mantenere questo rapporto con Lorenzo durante tutto l'anno, ancor più nei momenti in cui non siamo insieme, penso, lo dicevo ieri sera quando eravamo alla GKN, i momenti in cui siamo soli sono forse ancora più importanti per renderci conto del significato che il suo gesto ha per noi. E in effetti questo rapporto della solitudine con un martire, con uno dei tanti, può essere qualcosa magari a cui non siamo abituati, ma un'altra cosa a cui pensavo prima mentre entravamo qui è un ragazzo curdo di Kirkuk in Iraq che avevamo conosciuto in Siria, che anche lui era nelle YPG e che ci spiegava l'autocritica e faceva il paragone con la preghiera, dicendo che in qualche modo il rapporto con Dio attraverso la preghiera, loro lo vedono come un elemento, un precedente della loro concezione socialista dell'autocritica, però appunto diceva anche che non è la preghiera e che può avere anche qualche similitudine con il chiedere scusa, con rendersi conto di quello che non si è riusciti a compiere, quello che si sarebbe potuto far meglio, ma non è neanche semplicemente chiedere scusa, è qualcosa di ancora diverso, è un aumento della propria potenza
delle proprie capacità o un tentativo di essere migliori rispetto a quello che si è, che si basa anzitutto sul rapporto impossibile con i martiri, impossibile perché non ci sono più fisicamente, e però un rapporto con il loro esempio e con quello che hanno lasciato, con il bene che hanno fatto, che appunto, come diceva la mamma di Lorenzo, non si può cancellare. Quindi questo è un dato di fatto, qualcosa che Lorenzo ci ha lasciato e che ci rimane, e soprattutto che ha lasciato alle persone di quei luoghi, perché oggi in quelle terre ci sono tante persone che vivono meglio, tante persone che hanno finito un incubo, che sono uscite dalla follia cui erano state sottoposte per anni, grazie a Lorenzo e grazie a tutti gli altri che hanno combattuto e che sono caduti in quella situazione, molti di essi tra l'altro senza armi, ma assistendo come medici, come infermieri o semplicemente portando le barelle o ancora animando la rivoluzione civile, sociale, che poi è il fine, l'ultimo è la vera dimensione di quella rivoluzione che Lorenzo ha voluto difendere, purtroppo ha dovuto farlo anche in quelle forme, sì, che sicuramente lui non amava e nessuno di noi ama, però in quelle condizioni proteggere il popolo, proteggere le donne, e in qualche modo anche imporre la democrazia è un'esigenza, e quindi questo è stato fatto, questo rimane, e chiudo dicendo che questa rivoluzione continua, è sotto assedio, sotto attacco continuo, è sotto la pressione e la forza di tanti stati, tante realtà economiche e politiche che cercano di strangolarla. Eppure ancora lì, è una rivoluzione che ormai dura da 11 anni, una delle rivoluzioni più lunghe, soprattutto nella loro fase, come dire, di resistenza, di affermazione, e nonostante tutte queste difficoltà, la rivoluzione in piedi continua ad andare avanti, è necessario continuare a rimanere in contatto con le persone là, è necessario che delle persone ancora partano e raggiungano quei territori, che tornano indietro a raccontarci quello che accade, è importante rimanere in contatto con gli internazionalisti e le internazionaliste che sono là, che rischiano la vita in questo momento, italiani e non. E dunque ci troveremo senz'altro qui anche l'anno prossimo e anche gli anni successivi, ma nel frattempo cerchiamo davvero di ricordare Lorenzo, leggere i suoi scritti, leggere quello che ha fatto e anche le altre martiri, gli altri martiri, cercando di migliorarci e di approssimare il più possibile il loro esempio. Brevemente, a nome dell'Ampio Altrarno, già prima che Orso cadesse in battaglia, la nostra sezione, assieme alla sezione Potente, aveva voluto riconoscere la sua attività come quella di un partigiano combattente. E questo chiaramente era vero quando abbiamo voluto dargli questo riconoscimento, e è vero tuttora. E di conseguenza, come associazione, come sezione, noi ci siamo spesi finora il più possibile per portare avanti la memoria di Orso e anche per interagire con tutti i compagni che l'hanno conosciuto, e anzi, l'occasione di oggi per cui gli ex combattenti internazionalisti ci hanno voluto coinvolgere ci onora enormemente, e probabilmente tutti questi collegamenti sono uno dei più grandi regali che Orso ci ha fatto, anche perché ci aiuta in qualche modo a pensare a qual è l'essere partigiani al giorno d'oggi, cosa che purtroppo la nostra associazione deve affrontare, perché è in corso un cambiamento generazionale da questo punto di vista. Io oggi, ancora una volta oggi, vi ringrazio della vostra presenza, così come ancora una volta ringrazio Lorenzo per le sue scelte,
lui, come si diceva ieri sera, che è stato una goccia, che ha scelto una lotta che forse per certi versi è anche quella una goccia, e che si confronta con quello che siamo noi, queste nostre realtà, eccetera, e sono tante altre gocce. Io spero che veramente la sua voglia di non accomodarsi, la sua inquietudine, la sua voglia di cercare, la sua apertura, il suo bisogno anche di concretezza e di realtà ci smuova, come disse ieri, che non sia solo un argomento, la sua storia non sia solo qualcosa che rimane nelle nostre teste, ma che diventa, facendo memoria di lui, diventa prassi, diventa quotidianità. Io penso che questo movimento, questo mettere insieme gli ideali, i valori, i pensieri, a concretezza, a azioni, a cose poi conseguenti, sia veramente la soluzione per rendere veramente persone piene. Diceva una filosofa, Simone Weil, la verità obbliga, cioè quando scopriamo che certe cose sono vere, non possiamo esimerci poi da vivere in maniera conseguente. E penso che proprio questo passaggio, questo mettere insieme bellissime idealità con concretezza, eccetera, con coerenza, sia quello che fa delle persone, forse non di chissà che, no? Ma delle persone, ecco. E questo seminare, questa cosa diventa essere goccia, diventa essere qualcosa da ascoltare, da seguire, da portare avanti. Quindi vi ringrazio di essere qui ancora, noi come famiglia, vi ringraziamo di essere qui ancora una volta a fare memoria di Lorenzo. Continuiamo dopo tre anni, come diceva l'altro giorno Massimo, perché il primo anno è facile, il secondo comincia a essere magari, il terzo. Ieri qualcuno mi diceva, vedrai che poi pian pianino. Io non mi pongo, noi non ci poniamo il problema se tra 10 anni, se tra 5 anni. Ci poniamo il problema semplicemente se la goccia porta altre gocce, altri frutti, dei movimenti e delle cose. Poi scomparirà, non lo so. Ma il bene fatto non scompare mai. Il bene fatto non scompare. E poi concludo invitando tutti a ricordarsi la realtà in cui Lorenzo si è coinvolto, la realtà in Rojava, ma anche tutte le realtà qui in Italia e nel mondo, la fabbrica GKN, lui sarebbe lì, il centro di Viale Corsica, lui ci sarebbe stato al loro fianco, e le altre, tante altre realtà che sono vive, forti. Quindi invito tutti anche a non lasciarli andare, a starci vicino. E grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato in questi anni, che sono stati abbastanza duri per noi. E invece, con l'aiuto di tutti e il sostegno di tutti, ora si sta molto meglio, ma siamo stati bene anche con l'amicizia e l'affetto di tutti, e vi ringraziamo tanto, davvero tanto. È stato uno dei miracoli che ha fatto Lorenzo. Grazie di averci lasciato solo. Utilizzare questo momento che davvero nello spirito e nel sentire di Lorenzo non può che essere, di Orso, non può che essere un momento che ci accomuni nel nome della nostra umanità, quindi questo è la premessa fondamentale. Insomma, sono qui come custode di uno spazio che per tutti noi è diventato importante, per la presenza, ecco, di questa traccia che Orso ha lasciato nella storia, nei nostri cuori, nelle nostre idee e nelle nostre speranze.
e quindi come custode di questo spazio sono a spalancarvi idealmente i cancelli, le porte, a dirci che è bello toccare con mano, anno dopo anno, la fedeltà a una memoria che possiamo trasformare in speranza, in ideale, proprio raccogliendo l'energia che si sprigiona ancora semplicemente guardando la bellissima foto di Orso. Ieri, non so se c'è anche oggi, c'è la persona che l'ha fotografato, un'immagine dove la bellezza del suo volto, il suo sorriso, la sua pace sono davvero la risoluzione di tutto quello che nel cuore ha attraversato la vita di questo nostro martire. E voi lo sapete, lo conoscete molto meglio di me, e quindi rileggere il suo nome, contemplare questo volto, interrogarci sulle date della sua nascita e della sua morte, aprono uno spazio di inquietudine in tutti noi, che è la consapevolezza con la quale rifugiamo qualsiasi accomodamento della realtà, qualsiasi mistificazione, per scegliere una parte, sì, una parte, l'essere partigiani, e per certi versi, al di là delle posizioni, sensibilità di ognuno di noi, avere in grazia, scusate il linguaggio un po' cattolico, ma avere in grazia l'anarchia dello spirito, siano almeno per quello che ho imparato da Orso, un patrimonio ormai inalienabile della mia, per così dire, insicurezza, della mia insoddisfazione, della mia inquietudine, che vorrei diventassero a scuola di Orso una mozione, una propulsione di giustizia e di vera verità nella lotta di questo mondo, dalla parte di chi è dimenticato, oppresso e schiacciato. Quindi grazie Orso, e grazie a voi che siete qui. Questo pezzo è stato scritto collettivamente dagli internazionalisti, quindi è stato letto ieri, ma è opportuno leggerlo un'altra volta. Saluto a te, Kosher. Sono passati 3 anni da quel 18 marzo, da quella notizia arrivata come una doccia gelata. Il nostro compagno Tekosher era caduto in battaglia a Bagus, combattendo per liberare l'ultimo fazzoletto di terra in mano al califfato. Oggi siamo qui, come tante e tanti, per rendergli omaggio e per provare ad essere ancora gocce di quella tempesta. La quotidianità di ognuno di noi è radicalmente cambiata negli ultimi 2 anni. Non permettendoci di dare il giusto tributo ad Orso, ma la sua memoria ci ha accompagnato ogni giorno. In questi anni difficili ci sono risuonate con prepotenza nelle nostre menti alcune tra le sue ultime parole. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza ed infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. Ed è in queste parole che si può scorgere un insegnamento. Anche se Orso probabilmente avrebbe odiato che lo definissimo così, l'essere umani è un atto rivoluzionario. Nella delicata fase che attraversiamo, acuita dagli strascichi della pandemia, il senso di umanità va dissolvendosi. Lottare affinché questo non accada, provare a tirar fuori quell'amore empatico e metterlo alla base delle nostre azioni, è un gesto rivoluzionario. Un concetto che tanti e tanti di noi hanno ritrovato percorrendo un'esperienza simile a quella di Tekosher, che probabilmente è il fulcro del cambiamento radicale in atto in Rojava e in tutto il nord-est della Siria. Quel sentire sulla propria pelle il dolore del prossimo, che sul piano ideologico ha un peso importante, forse più dello studio della teoria rivoluzionaria. Ed è così che vorremmo ricordare il nostro compagno,
senza incanalarci in discorsi lunghi ed impolitichesi in cui spesso ci arrovelliamo nelle nostre vite. Per provare a tracciare un ritratto sincero di De Cocher, di cosa l'ha spinto ad essere partigiano, del suo parlare con i fatti e del suo modo di mettere in discussione i dogmi, che probabilmente ora, in questo momento, l'avrebbero portato ad ironizzare sul suo volto presente su locandine, volantini e libri e video. Caro Orso, a 3 anni da quel giorno sono molte le sensazioni, a volte contraddittorie, che attraversano le nostre menti nel ricordo. La tua mancanza, che si è fatta fattore di coesione, immaginarti fiero di ciò che hai fatto, l'incapacità di alcuni di noi di chiamarti Shahid De Cocher, in cui forse si racchiude il senso di quel Shahid Nameren, i martiri non muoiono. Il far vivere una persona nella memoria e nel praticare quel ricordo. Ad Orso, compagno, partigiano, immortale, Shahid Nameren. Un po' lungo, è stato tradotto così un po' di fretta, però loro per loro era importante essere presenti in questa forma. Purtroppo non hanno potuto poi portare, mandare qui nessuno. Quindi ecco, non è, questo non è un messaggio degli internazionali italiani, questo è un messaggio che manda l'organizzazione a cui Lorenzo è appartenuto nella sua ultima fase di Rojava. È un'organizzazione anarchica che è stata creata in Rojava, diciamo, per rappresentare questo tipo di esperienza qui. Quindi questo è il messaggio. Scusate, ma devo leggere il telefono. Ogni tempesta inizia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Queste sono le parole di uno spirito rivoluzionario che illumina, ispira e incoraggia chi lo incontra. Questo spirito è stato incarnato in molti modi dal nostro amico e compagno Lorenzo Orsetti, Shahid De Cocher Pirind. Uno spirito che non si piega all'oppressione, che grida per la libertà, che si alza in una sfida audace quando gli altri restano in silenzio. È stato questo spirito che ha portato Shahid De Cocher a rifiutare una vita di sottomissione e di servitù, per cercare la libertà e coloro che lottano per essa. In tempi come questi, quando i sistemi di oppressione e di dominio, sottili e palesi, cercano di tenere le persone isolate, impantanate nell'incertezza e nell'impotenza, dobbiamo guardare l'esempio di martiri come Shahid De Cocher, che ci invitano a trovare forza nell'amicizia e a spingere più in là i limiti del possibile. Le sue parole ci chiamano ad essere la goccia che porta la tempesta e sono la perfetta metafora della volontà che era dentro di lui. Quella volontà di essere in prima linea in quella lotta che per lui sarebbe stata l'ultima. La lotta per sconfiggere i resti del califfato dello Stato Islamico sulle rive dell'Eufrate, a Baghuz. Quando il nemico travolse la loro unità nel suo ultimo disperato attacco, Lorenzo e il suo comandante, Sheikh Shami, tennero la loro posizione con coraggio, resistendo il più a lungo possibile per permettere ai rinforzi di raggiungerli. Shahid De Cocher e Sheikh Shami si sono uniti a più di 12.000 amici e amiche caduti nella lotta rivoluzionaria in Rojava. Un vero internazionalista, Shahid De Cocher ha visto la lotta dei popoli del nord e dell'est della Siria come una parte della stessa lotta per la libertà in ogni parte del mondo e l'ha presa come sua. De Cocher ha combattuto insieme ai compagni curdi e arabi delle YPG e SDF e con i compagni turchi del TIKKO. In Tegoshina Anarchist ci ha aiutato a costruire un movimento anarchico internazionalista. La determinazione e l'internazionalismo incarnati da Shahid De Cocher ci ricordano che questa tempesta spazzerà il mondo. La lotta sta già accadendo ovunque e dobbiamo vedere in noi la stessa capacità di portare tempesta che ha avuto Orso. Possiamo vederlo nelle persone che si organizzano per sostenersi a vicenda, per difendersi di fronte a una sanguinosa guerra imperialista, come stanno facendo i comitati di resistenza e l'operazione Solidarietà in Ucraina. Possiamo vederla nelle azioni di coloro che in Russia si rifiutano di rimanere passivi e agiscono contro lo sforzo bellico del regime di Putin. Come internazionalisti dobbiamo denunciare l'ipocrisia del presunto mondo libero. Mentre possono permettersi ogni sincera simpatia per l'Ucraina, sono rimasti in silenzio sulle molte lotte per la libertà che si combattono in tutto il mondo, o peggio, hanno lavorato attivamente contro di esse, perseguendo coloro che le sostengono. Molti compagni stanno affrontando lunghe pene detentive per il loro ruolo in queste lotte. Mentre lo Stato italiano ricorda Lorenzo come un eroe e un partigiano moderno, altri compagni che hanno preso parte alla rivoluzione nella Siria del Nord-Est sono stati criminalizzati, banditi dall'Unione Europea o imprigionati.
Il volontario degli YPG, Libre Flot, viene messo in isolamento e accusato di terrorismo, mentre i veri terroristi siedono negli uffici dei governi, inviando coscritti a morire in brutali campagne di occupazione e genocidio, in Kurdistan e adesso anche in Ucraina. Per i nostri compagni imprigionati dobbiamo incarnare la stessa audacia dei martiri come Orso, per rompere il loro isolamento. Siano essi Dimitris Tsatsibelaidis, Michael Kimball, Libre Flot, al 21° giorno di sciopero della fame, Abdullah Öcalan, da più di 33 anni rinchiuso ad Imrali e le cui idee hanno ispirato il movimento rivoluzionario in Kurdistan. I martiri non muoiono, non in virtù di un qualche intervento sovrannaturale, ma attraverso le nostre azioni concrete, quando portano avanti il loro spirito nella lotta. In questi tempi il terreno è fertile perché un nuovo mondo possa crescere attraverso le rovine del vecchio. È il mondo che portiamo già nei nostri cuori. Ha solo bisogno di un po' di pioggia. Shahid Namirin, Tekoshina Narcisse. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao, tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Ciao, ehi. Che fush!